Buonasera. Come funziona? Sì, allora io vi dico quali sono i punti di vista da cui mi metto per osservare questo parto, perché siamo tutti in osservazione. Certo. Il primo punto di vista è un punto di vista quasi, oserei dire, riservato, perché per ragioni che erano al tempo per me non pensabili, mi è capitato di essere in contatto con uno dei suoi più cari amici. Buono. Ok, questo è l'aspetto riservato della cosa. Riservato si fa per dire, insomma, che tocca, diciamo, alle spalle il personaggio. Poi invece c'è un secondo avvicinamento, che è quello invece della, diciamo, quello che abitualmente si percorre quando si presenta una persona, sempre cercando di non diventarne in qualche modo i gestori della persona, ma semplicemente quelli che cercano di capire, quindi non quelli che dicono lui è così, ma quelli che cercano di capire qualcosa. E questo secondo aspetto è quello che si dice abitualmente, capire una persona da dove viene, cioè in altre parole il contesto. Contesto latinoamericano, un contesto che noi abbiamo sfiorato con una certa anche intensità circa 30-40 anni fa, ma poi era un po' sparito, lontano, andato via, vi dirò più perché, e adesso invece con la venuta di questo Papa prende un grandissimo rilievo. Noi l'abbiamo un po' qui in Europa trattato con insistenza, ripeto, 40 anni fa, per certe circostanze che poi spiego, ma lentamente è andato diluendosi e sparire. Poi il terzo ingresso che faccio sulla figura di Papa Francesco è l'ingresso, diciamo, dal punto di vista del, dico la parola grossa, no? Di che cosa significa per il cristianesimo un papa così. E poi faccio un'ultimissima incursione su come è visto in altre parti del mondo, che non sono le sue. Allora, partiamo. Siete di buona digestione, voi avete tutto a posto, non avete disturbi collaterali, niente, tutto a posto, bene, tutto bene, si può partire. Allora, partiamo. Partiamo dall'aspetto, direi, riservato. L'aspetto riservato è tentato da questo, che io tutti gli anni, ormai sono già quasi una decina d'anni, per una serie di scelte che mi hanno indicato alcuni amici, vado tutti gli anni per ragioni forse anche di studio, ma anche per collegamenti con alcune comunità, progetti, eccetera, in Centro America. E c'è stato tutto un periodo in cui andavo abitualmente in Salvador, in Guatemala, qualche volta in Nicaragua, ecco. E poi un mio amico mi ha consigliato di andare invece in Honduras. E è stata una pura circostanza, un certo incontro. C'era l'arcivescovo cardinale di Tegucigalpa, che era Oscar Rodriguez Maradiaga, e gli ho chiesto se potevo essere ospitato per venire a conoscere un po' della sua realtà, perché conoscevo il paese vicino ma non il suo, sempre per approfondire la situazione che poi fa parte di quell'altro punto, cioè il contesto. E ho detto va bene, venga pure, mi faccia sapere quando vuol venire, eccetera, eccetera. Mi ricordo che è stato un incontro fuori Italia in cui lui ha tenuto una conferenza. A me era interessato moltissimo, e ho detto, io ho preso il suo indirizzo, che lui mi ha lasciato, il telefono, posta elettronica, e quando ho deciso poi quell'anno di andare in Centro America, ho mandato lui questo messaggio. Qua, come niente fosse, l'ha accettato, e sono andato là, e lui mi ha ospitato in casa, e sono stato in casa sua. In casa, con chiave in mano. Poi la cosa forse più interessante è che si poteva poi andare in giro e viaggiare nella sua attività pastorale, come incontrare magari una comunità, una parrocchia, oppure c'era un convegno, oppure c'era l'incontro con i preti, e via discorrendo. Si poteva andare tranquillamente a seguire, parlare in macchina di tutto, con molta libertà. Stavano insieme, si stava tranquillamente insieme, trattato come fosse in casa, in famiglia,
E questo titolare, insomma, sono 10 anni che io vado tutti gli anni, passo una settimana in quella casa, uno di casa, in casa sua. E Oscar Rodriguez Maradiaga è precisamente il coordinatore della commissione degli 8 cardinali, nominati da questo Papa Francesco, per la riforma della Chiesa, della curia, si è detto inizialmente, ma quella curia lì si può dire, si dirà, adesso si incontreranno in luglio, si incontrano questi 8 cardinali, si incontrano 3 giorni, Papa assiste più delle volte tace, e loro hanno accumulato ampli dossier su questo, quell'altro aspetto della realtà e la proposta di riforma. E in quella condizione, nella condizione cioè di questo osservatorio, mi sono potuto accorgere abbastanza bene di che cosa stava bollendo in pentola. Abbastanza bene. E anche indirettamente, nel senso dell'accorgermi proprio concretamente, stando a, diciamo, tu per tu in senso molto libero, le cose che davano più dolore, per non dire fastidio, di come andavano certe situazioni, di come venivano gestite e così via. Per cui, quando questo Papa è stato eletto, cui certamente il cardinale Maradiaga ha avuto una grande importanza nella sua elezione. Vi racconto questo piccolo episodio. Poi basta con gli appunti dietro la schiena. Allora, mi ricordo che dunque lui, il cardinale Maradiaga, durante il conclave, prima del conclave, si è incespicato in un gradino mal preso e si è fatto male al piede. Allora va a visitare dentro il Vaticano e gli dicono: vabbè, sono un po' gonfio, faccio questo e quest'altro, ma le passerà, insomma, non si preoccupi, eccetera, eccetera. E lui si è tenuto questa gamba che gli faceva male tutto il tempo. Quando è finito il conclave, se ne è tornato sempre con questa gamba che non andava bene, se ne è tornato in Honduras e qui bisogna operare in fretta e furia, essere stato 2 mesi col piede per aria perché si era fatto delle fratture. Commento: meno male che non l'ho saputo, che non se ne sono accorti prima, perché c'era molto da fare. Cioè, come a volte si possono dire delle cose non dicendo niente in apparenza, no? Ma facendo capire abbastanza, sì. È stato un atto molto coraggioso questo di scegliere Papa Francesco come Papa, perché rappresentava una, chiamiamola così, una novità di quelle che vengono troppo al di fuori della tua abitudine, l'abitudine di un certo giro, no? Di consuetudini magari anche secolari, che non sono mai state veramente e a fondo guardate dal di fuori. Sono guardate dal di dentro, per lo più anche quando si pensa alla riforma, ma sono persone che riformano a partire fondamentalmente da quella stessa tradizione e cultura. Ora la cultura, diciamo, della curia, che non va guardata come se fosse di indemoniati, perché è una cosa seria la curia romana, ha una lunghissima tradizione. Quindi quando uno entra lì dentro, entra dentro quel che ha fatto il Papa prima, il Papa dopo, arrivi fino a 2000 anni prima. Allora, in genere, uno... Mentre invece lo sguardo di questo tipo di persona, come Papa Francesco, è uno sguardo che viene da una non abitudine a quel mondo, a un mondo esterno. Poi vi dico ancora questo piccolo particolare, stando sempre in questa prima approssimazione. Non so se voi l'avete notato, per chi si ricorda, quando fu nominato Papa Carlo Wojtyła, ci fu una grandissima sorpresa, perché si rompeva l'abitudine di nominare un Papa
a partire sempre dagli italiani. Perché si nominava prevalentemente un italiano per tanti secoli? Per quale ragione? Era mica una mafia. Detta così in termini soldoni, perché gli italiani contavano poco dal punto di vista politico internazionale. Quindi erano meno impastati con le grandi potenze. Erano una forza neutra. Non contavano. L'Italia cos'era? Era Venezia, era Roma, era cos'era l'Italia? Invece nominare un francese significava una cosa molto precisa, eh? E nominare un altro, anche uno spagnolo, significava una cosa. Ecco perché, essendo la storia dell'Europa una storia che negli ultimi 4 secoli, dal Rinascimento in poi, è stata una guerra di lotte tra assolutismi, tra grandi potenze europee. Nominare un papa che non era italiano finivi nella sacca di una grande potenza e potevi essere pensato di fare l'interesse di questa grande potenza. E alcuni stati lo contavano questo, eh? Cardinali cercavano di dominarli e far valere la loro posizione all'interno del conclave. Un esempio traumatico di questo si è avuto all'inizio, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando c'è stata l'elezione di San Pio X, Papa Sardo. Era stato nominato in conclave un altro italiano che aveva una posizione ferma di distacco dal cosiddetto Sacro Romano Impero, cioè l'impero asburgico. È arrivato il veto da Vienna su questo caso. Dopodiché questo personaggio, questa è storia nota, disse: io accetto, non voglio creare delle divisioni interne, ma di qui in poi questa storia finisce. La storia, guardate, del cristianesimo in Europa è un capitolo sconfinato di cui non siamo abituati ad avere uno sguardo attento, se non per slogan, ma è una storia impressionante di equilibri anche all'interno della Chiesa e degli stati della politica riguardo alla Chiesa stessa. Comunque dicevo, quando è stato nominato caro collettivo, la spaccatura di questo contenitore fisso per mezzo millennio in cui c'erano italiani parve una, diciamo, un'apertura, come per dire, fino a poi è durato molto lungo, sono cambiate tantissime cose nella percezione del mondo anche all'interno della Chiesa, cioè di quella Chiesa che era già nel mondo ma che adesso era un mondo sempre più esplicito. E se, quando è stato nominato Ratzinger, Papa Benedetto XVI, è continuato su quell'altezza, non ci si muoveva dall'Europa. E quindi non destò già più grande sorpresa il fatto che ci fosse un tedesco nominato, naturalmente ci sono sempre stati commenti di vario genere, ma guardando a fondo non è stato, diremo, un giro di boa nuovo la nomina di Ratzinger. E invece, cos'è capitato con l'abdicazione di la rinuncia e il ritiro di Benedetto XVI? Quando è stato nominato Benedetto XVI, per dire come è cambiato il mondo nel giro di pochi decenni, la prima impressione, guardate, veramente non che si poteva avere con la nomina di un papa latinoamericano, figurati tu, oltreoceano, non è semplicemente Polonia, Germania, non più l'Italia, poteva sembrare che era continuato questo senso di apertura. Invece, guardate, la prima impressione che si poteva avere guardando le cose con un po' d'attenzione era: però non è un africano, però non è un asiatico. Immediatamente risultava che questa dilatazione a rappresentare tutto il mondo entrava in una condizione del tutto nuova, cioè veramente uno può venire anche da capo al mondo, ma è di una parte sola del mondo. E questo risulta proprio chiaro, è un papa che viene dal mondo latinoamericano, è oltreoceano, ma non è un asiatico, non è un negro, non è un africano. Quindi che cosa vuol dire? Ecco perché la nomina, torniamo di nuovo al primo punto, la nomina di 8 cardinali che fanno da consiglio riservato diretto del papa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è cresciuta la percezione che hai bisogno di respirare con i polmoni anche degli altri, non puoi respirare solo più col tuo polmone, tra tutto il mondo. E allora dipende da come tu sei capace di tirartelo dentro, perché tu è vero che vieni da un mondo diverso, ma cosa vuol dire che vieni fuori dall'Italia?
Cosa vuol dire che vieni fuori dall'Italia? Tu vieni da una parte del mondo. Allora ecco che è entrato questo principio molto bello della incipiente sinodalità dell'esercizio del primato del Papa. Il Papa esercita il primato sinodalmente, cioè costantemente con un consiglio che gli dà le finestre del territorio. È un modo, direi, interessante di interpretare la sinodalità, perché non toglie la funzione che ha il primato del Papa, che vuol dire poi colui che deve garantire un segno evidente di unità della Chiesa, non per dire abbiamo tutti la Bibbia sotto il braccio e poi ciascuno è per conto suo. No, non è questo. Bisogna che sia un'unità che si vede in qualche modo, bisogna trovare. Ma il modo con cui fare questo è una, diciamo così, una prospettiva che richiede grande creatività. E voi ne avete avuto la percezione, se avete letto, se qualcuno di voi ha letto, forse l'attacco più interessante che ha dato su ciò Papa Wojtyła nell'enciclica che ha scritto, porta sempre il titolo latino l'enciclica in genere, no? Ut unum sint, perché siano una cosa sola. Ma molte cose, a un certo punto, ha detto per la prima volta, che un Papa diceva questo nei tempi recenti, era che il primato del Papa è stato storicamente condizionato, cioè il modo con cui si è venuto configurando così centralizzato e, diciamo pure, isolato, questo esercizio solitario del primato è una conseguenza storica di certe circostanze. Si potrebbero anche dire quali sono le circostanze che hanno tirato su così isolatamente il Papa rispetto a tutta quanta la tradizione della Chiesa. E allora, il cardinale Maradiaga era da tempo che diceva che questa era una cosa che bisognava fare, bisognava assolutamente che il Papa avesse vicino a sé costantemente la voce della Chiesa che veniva da tutto il mondo, ma non semplicemente nel senso lasciato a sé solo, ma con significato ciò da presenza reale di tutto il mondo vicino a sé. Come ad esempio anche, ricordo benissimo, ricordo l'ultimo particolare dell'entroterra. La mattina, abitudine, facendo colazione insieme, si guarda anche poi il giornale, lui è abituato Maradiaga a guardare sempre la televisione spagnola, per avere notizie di lì dell'Europa. E poi anche il telegiornale italiano, guarda con molta attenzione, e viene fuori tempo addietro, diciamo, l'ultima nomina dei cardinali che fece Benedetto XVI. Mi ricordo la reazione a tavola, tutti italiani tranne uno. Cioè, queste cose, viste da quella sponda là, oh, tutti italiani, e solo uno straniero, un coriale per giunta. E lì c'era bisogno di molti commenti per capire che questa musica non dura più, non durava più. C'è stato un periodo, pensate, in tempi recenti, in cui c'erano 10 cardinali piemontesi. Mentre poniamo in India ce ne potevano essere 2, al massimo 3. Cioè. Naturalmente la stessa cosa si potrebbe dire anche per la Cina, quantunque non possono prudenzialmente oggi essere forse nominati dei cardinali in Cina. Perché la prima cosa è che non gli lasciano magari uscire a venire a Piedra e poi nascono delle questioni. Se poi vi interessa vi dico qualcosa. Sto per partire per la Cina. Allora, finiamo questo primo punto, passiamo al secondo, quello del contesto. Qual è il contesto latinoamericano da cui viene fuori questo papato? Vi dicevo che il contesto è un contesto che ha avuto diciamo così, un'intersezione con la nostra storia, anche ecclesiale, oltre che ecclesiale anche chiamiamola pure culturale e politica, circa una quarantina di anni fa, facciamo anche 50, 40, va bene.
Negli anni 70 comincia a essere noto, un po' qualcosetta già negli anni 60, ma qui in Europa faccio uno sforzo di ritorno indietro nella memoria. Viene, entra, quella parte centrale noi l'abbiamo percepito qui in Torino in un modo tutto particolare, perché c'era il cardinale Pellegrino che su quel versante là aveva l'occhio attento. Tra l'altro il cardinale Pellegrino parlava molto bene e scriveva molto bene lo spagnolo. E era molto attento a ciò che avveniva in America Latina, infatti fu ospite frequentemente di alcune comunità dell'America Latina, ma anche ospitò qui delle persone, dei vescovi che venivano dall'America Latina. Ora, per farla più, cos'era capitato in America Latina durante e dopo il Vaticano II? Durante il Vaticano II i vescovi dell'America Latina hanno parlato poco, o perlomeno quel che hanno detto non è emerso poi granché. Non sono venuti con una fisionomia. Tra l'altro tutti i vescovi di allora dell'America Latina che erano venuti al concilio erano anche teologi, erano stati formati tutti o quasi tutti nelle università romane o europee. Qualcuno era andato in Germania, qualcuno a Lovanio, per dirlo proprio molto in breve, una delle grandi fondamentali istanze che il Vaticano II aveva portato avanti era un'istanza, che io definirei come questi due poli così, no, per capirci. Dunque, da un lato si lanciava quella metodologia dell'essere chiesa nella società contemporanea, per cui si partiva dal guardare la propria realtà, dal giudicarla in base a ciò che il Vangelo dice e poi decidere che cosa fare. Quindi veniva esaltato lo sguardo locale da dare, concreto, quello che veniva chiamato col termine del Vaticano II la Chiesa locale, cioè che la Chiesa è pienamente in un territorio, pur essendo unita a tutte le altre Chiese, ma nel suo territorio è pienamente a tutti gli effetti Chiesa, non è semplicemente una cellula che prefettiziamente, lo dico in termini un po' così, prefettiziamente esegue ciò che dice un centro, ma è una cellula vitale autonoma. Da questo punto di vista, ad esempio, il cardinale Pellegrino, sarebbe interessante esaminarlo a distanza, era venuto con questa profonda convinzione che partiva da come era Torino che bisogna ripensare il cristianesimo qui in Torino, non semplicemente aspettare che dicessero da un'altra. Di fatto, come sapete, aveva tentato questa strada, con gli esiti che poi si possono vedere. Comunque va certamente. I vescovi latinoamericani che nel Concilio Ecumenico Vaticano II sono stati praticamente molto silenti, ascoltanti, perché in fondo avevano i loro maestri là, i loro professori, i vescovi europei, una parte notevole specialmente i tedeschi, che venivano dalle grandi università tedesche di teologia. E tornati però sul proprio territorio si sono accorti di una cosa, ecco qui questo è un discorso che si potrebbe definire con i termini ottici discrasico, cioè che guardando il loro mondo c'erano delle differenze rispetto a come anche il Concilio Vaticano II aveva guardato il mondo a partire dal documento, alcuni documenti che erano essenzialmente il mondo come lo vedeva l'Europa. Difatti i grandi temi del Vaticano II, che sono quelli del confronto con Poniamo, per dire le cose che si ripetono abitualmente, ma sono vere: libertà, dignità dell'uomo, poi anche pluralismo, dialogo, aggiornamento, riforma, erano tutti termini che avevano agitato le viscere dell'Europa. E rispetto a cui la Chiesa per un certo periodo, siccome venivano queste cose da un mondo che il mondo cristiano non riusciva a capire e non capire, da un lato, un mondo che non era più il mondo, diciamo così, tutto pensato come cristiano, perché viene detto con un termine molto generico, cristianità, non era più così. Era un altro mondo. Rispetto a questo, tendenzialmente la Chiesa aveva assunto un atteggiamento offensivo-difensivo. Stiamo fuori, diciamo ciò che c'è di pericolo in questo mondo che viene fuori, vediamo e di fatto i pericoli ce n'erano.
Teniamoci quindi, mentre invece il Vaticano II aveva tentato di prendere quel mondo e di pensarlo in termini religiosi, come una provocazione che non veniva solo dall'esterno, ma veniva dal rileggere il cristianesimo rispetto a questa realtà. Era quel che si chiama in termini correnti inculturazione. Mi sto di fronte a una cultura, la prima cosa che faccio è cerco di capirla, e poi dentro questa cultura che ho capito cerco di dire chi sono. Ma allora guardando il loro mondo rispetto a questo mondo, vediamo delle diversità impressionanti. La prima, fondamentale, la schiavitù, la povertà, la dipendenza. Poi l'ignoranza religiosa, ma la fede viva. L'ignoranza è analfabetismo largamente diffuso, poi anche una, diciamo così, una chiesa che accettava questa cosa qua. Allora ecco che cominciano a venire fuori alcune, diciamo così, alcune brecce, no, che si aprono accettando il discorso del Vaticano II. Benissimo, guardare, vedere, no, vedere, giudicare e agire. Vedere, giudicare e agire. Allora cominciano a fare dei documenti in cui dicono cosa vedono. E viene fuori questo slancio che nell'America Latina in quel momento era anche in un fermento di carattere sociale e politico molto forte, c'erano delle dittature da tutte le parti. E vengono fuori delle correnti rivoluzionarie radicali, per lo più ispirate al marxismo. Allora ecco che lì comincia ad entrare dentro un crogiuolo di fuoco, perché da un lato c'è questa comunità ecclesiale che, mettendosi nella posizione di vedere, comincia ad assumere una parola che diventerà famosa, fondamentale. Cioè, questa è una situazione che se tu la vedi, come cristiano, devi dire basta e liberiamocene. Viene fuori tutto un pensiero religioso, spirituale, che si chiama, è una visione del cristianesimo ripreso in mano, inculturato in quella situazione, che non è quella dell'Europa. Viene fuori la famosa, le correnti famose, importanti, delle teologie della liberazione. Sono quelle che tentano di riprendere in mano il cristianesimo a partire da questo bisogno che il cristianesimo ci liberi da questo. E se il cristianesimo non ha, per tante ragioni, non ha guardato con attenzione questo prima, adesso è ora. Infatti queste correnti sono fortemente segnate da quelle che con un termine tradizionale si chiamano messianismo, cioè di questa dirompenza. Certo, ci sono degli equivoci sul fatto che si pensa che può essere utile per far questo appoggiarsi, poniamo, a filosofie o pensieri o politiche di carattere marxista. Allora lì nasce una grande lotta che mi è costato molto sangue. Vi racconto questi episodi, però per dire che c'è stata della confusione lì dentro, e anche a volte anche un uso della religione da parte della politica, in questo caso rivoluzionaria, e un uso religioso della politica, immaginando che il cristianesimo dovesse battezzare le rivoluzioni, eccetera. C'è stato tutto questo, però guardate che lì dentro, un piccolo particolare, una parte notevole del superamento dell'analfabetismo in America Latina è avvenuto attraverso la Bibbia. Si è cominciato a imparare a leggere con la Bibbia in mano. Con la Bibbia in mano. È diverso il modo con cui in America Latina, mediamente, dove ci sono delle comunità vive, anche qui da noi, ad esempio, è difficile vedere uno di noi che tiene la Bibbia in mano quando va in chiesa. Ma se voi andate in molte chiese dell'America Latina, state pure certo che se anche non c'è il prete la domenica, la gente con la Bibbia in mano sta lì e c'è un responsabile della comunità che chiede la Bibbia in mano, e le persone in quella Bibbia hanno cominciato a capire chi erano alcuni, a capire leggere, scrivere. È diversa la musica, eh? Comunque ci sono stati anche degli equivoci, eh?
degli equivoci. Ad ogni modo, sentite questo episodio. Io ero in Salvador, una sera andiamo in una aldea sulla montagna, parlando sottovoce, era una struttura militare a quel tempo, perché sono le spie, sapete, nelle case dell'America Latina che sono fatte di camere, eccetera, si sente tutto, non è che sia arrivato da sotto, finalmente arriviamo in una casa dove c'erano degli animatori della comunità, parliamo un po' così per allusione, dice la situazione, era un momento di grande rischio per loro, un grande rischio, e capirete dalla conclusione. Alla fine comunque congedandoci, noi tornando, così spontaneamente chiediamo, ma che cosa possiamo fare per voi? E si mette a parlottare lui, questo animatore della comunità, a parlottare con moglie, con qualcun altro, i figli, e poi alla fine si rivolge a noi con tutta molta cortesia, come sanno fare questi Maya, no? Di Ceppo Maya, dice, ma guarda, dateci dei sacchetti di plastica. Sacchetti di plastica? Allora erano poco usati, almeno in America Latina. Erano quasi una specie di piccolo lusso. E dice, vabbè, se avete dei sacchetti di plastica, li diamo. Ma come mai? Noi pensavamo, come mai? E poi qualcuno l'ha chiesto, ma perché non possiamo fare qualcosa di più? Sentite la risposta, Perché almeno così, mettendo la Bibbia dentro e mettendola sottoterra, non ce la vedono in mano, perché altrimenti ci ammazzano. E così la Bibbia non si rovina. Perché? Per tante ragioni, magari anche di carattere, certamente non tutte così limpide, però perché c'è stato di mezzo anche alcuni estremi dal punto di vista politico, no? Da questo punto di vista. Però perché? Alcune dittature capivano che l'alfabetizzazione delle persone attraverso la Bibbia gli faceva prendere coscienza della loro libertà, e questo era pericolosissimo questo. E quanta gente è stata ammazzata, Qui è una storia che si deve ricominciare, a riprendere in mano. Poi dopo queste cose sono andate avanti, ci sono state molte, e lo stesso quello che sarà poi il futuro Papa Benedetto XVI intervenne in due momenti rispetto alla teologia della liberazione, il primo dicendo ciò che non era accettabile, il secondo dicendo ciò che era accettabile. Purtroppo distante di troppo tempo uno dall'altro, l'intervento di Benedetto XVI, allora Cardinale Ratzinger, è ricordato in America Latina prevalentemente per il primo e non per il secondo, perché di fatto quello esercitò una specie di attacco molto duro e il pericolo di poter esserci nell'America Latina. Però passato del tempo, come adesso è su molte cose, per dirla, questo Papa che non è mai stato dentro un filone della teologia della liberazione, però ha preso alcune cose fondamentali di quella teologia. Primo, il credente è innanzitutto, il vescovo, il prete, la gerarchia, è innanzitutto credente con il popolo di Dio. E deve far sentire che fa parte del cammino di fede di tutti gli altri. È quello che il Papa ha detto con una bella immagine che è rimasta famosa, sentire l'odore delle pecore, cioè avere addosso l'odore delle pecore. Io lo traduco in termini occidentali, dico che a questo Papa non costa niente essere normale. Non gli costa proprio niente essere normale. Mentre invece in certi altri momenti e in certe circostanze si vede che il discorso, anche il genere di vita e il discorso religioso che uno tiene è un discorso che sta un po' su, a mezz'aria, no? Si tiene su. E questo è uno dei lasciti tangibili anche di questa teologia della liberazione, che l'ha detto con un termine che è diventato famoso, ed è quello di far parte del popolo di Dio, la prima carta d'identità. Non è che tu sei vescovo o papa, ma che tu fai parte del popolo di Dio. E prendendo in questo senso una bellissima
intuizione nel modo di dire, che era di Sant'Agostino, il quale disse in un passaggio famoso, quel famoso con voi sono cristiano e per voi vescovo. Con voi sono cristiano e per voi vescovo. E questo lo capirete, lo si vede benissimo in questo Papa, che sottolinea moltissimo questo essere con. Essere come, per poi essere quell'altra cosa che è il compito che tu hai. Ma il compito che tu hai deve mai far pensare che tu sei un diverso su, giù, di là, di tutti quanti quelli che sono nella Chiesa. Da questo punto di vista bisogna fare attenzione che a volte il giornalismo sottolinea in modo sentimentale e patetico alcune volte i gesti affettuosi del Papa. I gesti affettuosi del Papa sono che lui si riconosce in chiunque. Questo è molto bello. E questo così, ridare la dignità alla normalità. Questo, se potesse essere ancora tradotto in un altro modo, potrebbe essere preso da una delle cerimonie che sono state forse più allargate e inflazionate nella storia del cristianesimo, che è l'incensazione. Specialmente nella tradizione ortodossa si incensa da tutte le parti fin troppo, ma se uno va al nodo della questione, l'incenso è stato sottratto a quei grani che si mettevano sotto della statua, davanti alla statua dell'imperatore nei primi secoli del cristianesimo, quando l'autorità civile, in momenti un po' duri del IV secolo soprattutto, del terzo secolo, chiese come banco di prova di lealtà che si riconoscesse la protezione divina sulla figura dell'imperatore, non che lui fosse Dio. Questo l'ha detto solo qualche imperatore fuori di testa, ma ordinariamente gli imperatori non credevano di essere Dio, ma la loro statua significava l'omaggio con i grani d'incenso messi lì alla statua, che tu riconosceva una funzione provvidenziale alla figura dell'imperatore. Cristiani, salvo quelli che ci dettero, e furono ammazzati per questo. La tradizione cristiana ha preso l'incenso per incensare chiunque entra in chiesa e è riconosciuto nella sua dignità. Ok? Questo Papa ha questo tratto caratteristico di... Poi il secondo tratto caratteristico è quello anche portato, che si vede che sotto c'è il fatto di diciamo, la franchezza nel denunciare le cose, senza franchezza, con semplicità dire le cose, anche questo è ritornare a questa lealtà originaria che la parola di Dio richiede, che il Vangelo richiede, che deve essere detto senza infingimenti, è quello che si chiamava allora nella teologia della liberazione ancora la capacità di denunciare le cose, denunciare ciò che non va. Poi un altro aspetto credo fondamentale è rendere attuale la parola di Dio rispetto alla vita delle persone, no? Quindi la domanda è guardare, giudicare e agire, no? E il terzo punto specialmente è saper dare delle indicazioni sempre operative e pratiche. Di qui la sua, a volte, dura polemica, che penso che fa star male qualcuno. Forse non è tanto avvertita dal giornale, ma io vedo che è intensa e continua, no? Contro una teologia che non è vita. Degli intellettuali della Chiesa che non si prendono la vita, ma fanno teorie. Ha detto una volta, anche in termini forse un po' duri, ripeto, quando disse, ma li mettiamo tutti in un'isola e si discutono tra di loro. È una battuta per sottolineare però questo, che è un ritorno di nuovo al Vangelo. Il Vangelo non ha una filosofia sotto di sé, non ha una ideologia sotto di sé. E le idee che esprime le dice come cammini di vita. Così anche un invito a togliere la vita della Chiesa da teorie. No? Un consiglio che vi darei, con un po' di pazienza, perché è fatto sotto forma quasi colloquiale, è di leggervi la sua enciclica, quella che ha scritto, anche lì in latino, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo.
Con un po' di pazienza, perché va un po' per lungo, no? Parla con la moto, però dentro voi vedrete che ogni tanto vengono fuori proprio questi spazi, no? Che si, un'idea che si fa immediatamente, indicazione, cammino di vita, eccetera. E poi un altro aspetto che credo che crescerà nel tempo, se non mi inganno, è il fatto che egli andrà recuperando nella storia dell'America Latina tutte quelle figure che furono accusate, sospettate, calunniate. In primis Romero. In primis Romero. Io ricordo ancora la vergogna delle persone di un certo tipo di andare alla tomba di Romero. Avevano messo quasi in un cantino nel sottochiesa, dopo che era stata lasciata sull'altare là del Duomo di San Salvador, la capitale, dove c'era tutta questa presenza anche di preghiere, le persone andavano, eccetera. Ma io ricordo molto bene come ancora tomba, quando era lì sulla destra, entrando in processione, come si fa spesso in America Latina, prima di iniziare la messa, si entra in processione, mi ricordo benissimo, che alcune persone anche significative giravano la testa da un'altra parte, rispetto a quella tomba. D'accordo, lo ricordo questo, molto bene. Poi l'ha piazzato sotto. E questo è stato anche coraggioso Giovanni Paolo II, che pure era stato duro con Romero in alcune cose. Una volta passando in quella piazza, uno dei suoi viaggi, passando in quella piazza, chiese improvvisamente, come lui faceva ogni tanto nei suoi viaggi, di andare a vedere la tomba di Romero. Ma non era in programma, non riuscivano a trovare la chiave. Non riuscivano a trovare la chiave, ha fatto aspettato finché non l'hanno trovata. E c'è stato un momento anche negli anni precedenti di incomprensione, perché Giovanni Paolo II dubitava che Romero fosse un po' vittima delle ideologie rivoluzionarie, ideologiche, eccetera, che non fosse sufficientemente critico. Poi però questo è cambiato idea. Ma certamente questo Papa con questo qua non si scherza, quello era stato ammazzato in un modo tale per cui non è che gli puoi contare tante storie. Ed è stato anche molto coraggioso essere presente ai funerali quando si sparava sulla folla. Sono tutte cose queste che hanno insanguinato la storia dell'America Latina, ma sono state fatte brutte cose, specialmente sulla gente anonima, quella che non contava niente, perché Romero è Romero, ma sono state ammazzate un sacco di laici, un sacco di laici. Buono, adesso poi vediamo, però se noi vogliamo vedere un momento, allora, che cosa può significare questo come, insomma, come prospettiva per la, diciamo, una parola grossa per il cristianesimo, per la Chiesa. E l'ultimo punto, ma penso che il tempo stia quasi per finire, sarebbe guardato dal di fuori da altre culture questo Papa, come visto. Sono curioso, se io andrò in molti posti dell'estremo oriente, in cui c'è una cultura molto diversa da quella dell'America Latina. Io penso che non sia facile avere un Papa che ha una, diciamo così, una così potente forma di comunicazione su tutta la Chiesa, mettersi nei panni, non so, anche del nostro arcivescovo di Torino, arcivescovo così, e dire, ma cosa devo fare io qui in Torino con un tornado sopra di questo genere? Cosa devo fare? Come si traduce nella mia diocesi questo? Perché non è che tu puoi fare le stesse cose, dovresti avere una creatività su quello stile, e poi soprattutto dovresti avere quello stile. Non è che si può imparare, adesso muovo le mani così, adesso dico cos'ha. È uno stile profondo di vita. Se tu non ce l'hai, cosa ti puoi fare? Fai quella cosa che spesso capita, no? Che continui come prima, ma citi lui, tra virgolette. Che è una cosa tremenda. Cioè, le citazioni e basta. Comunque, invece, io penso che sia un momento questo abbastanza interessante, perché questo Papa si pone con una grande potenza d'urto
direttamente dentro la struttura della vita della Chiesa, cioè molto più che Giovanni Paolo II, perché ti dà uno stile che tu vorresti vedere che ci fosse anche, cioè non è uno stile che può fare solo lui, è uno stile che dovrebbe essere in qualche modo pensato e ripensato da altri che... Quindi la mia prima impressione è che per il momento c'è un momento un po', chiamiamolo così, di fertile smarrimento. Cioè, questo Papa, un Papa che traduce in chiave di normalità un sacco di cose che non sono affatto normali, e chiederà uno sforzo di ripensamento e di adeguamento. Altrimenti può capitare questo, che è già capitato altre volte, è capitato in parte anche con Giovanni Paolo II, che tu sei un cristiano più verso il Papa che non verso la tua Chiesa concreta. Ecco la discrasia. Ti senti più come lì che non mentre invece il senso di ciò che questo Papa fa, che ha un fortissimo senso pastorale, no? È un po' un parroco del mondo, detto un po' così, è quello che lui fa sia proprio anche da altre parti. Ma non è tanto semplice questo, ci vorrà una specie di intermezzo tra quello che è l'andamento ordinario delle nostre tradizioni, eccetera, eccetera, e quello che invece viene propulsato, viene spinto da questo Papa a diventare invece uno stile per tutte quante le chiese, per quando sia possibile. Non è così semplice. Quindi, a mio modo di vedere, in questa fase si va su una specie di doppio binario, no? C'è il Papa che va, andiamo con questo binario delle diocesi che vanno un po' così, insomma, no? Per cui capita che uno si identifica con il Papa, ma non con la propria Chiesa. È già qualcosa in un certo senso più interessante che non atteggiamenti magari passati per cui uno diceva vabbè Gesù Cristo, ma io non mi trovo per niente con la Chiesa. Adesso questo non si può dire per niente con la Chiesa, ma con quella Chiesa lì, ma non con quella che ordinariamente io ho. E poi soprattutto quello che io penso sia più arduo, e non riguarda i vescovi, riguarda proprio il modo di sentirsi credenti ciascuno. Perché è bello che lui lo sia, che sia normale nel suo modo di essere credenti, ma non è così semplice che i credenti si sentano normalmente così impegnati in quanto credenti. Basta che sia impegnato il Papa, per dirla brutta. Basta che sia impegnato lui, e sempre che sia tutto fatto. Il mio compito è di riconoscere quel che fa lui, non di farlo io. Chiaro? E questo è veramente, penso, uno dei punti che stanno più a cuore, per quello che posso capire proprio a questo Papa, e quelli che stanno più a cuore a questo Papa. Io mi metto, poi chiudo, mi metto su chi va là, perché sarà molto interessante vedere cosa avviene. Questo Papa come si collocherà, attenzione, alla Corea del Sud. Cioè, il primo viaggio che questo Papa fa in Asia. Ora, in Asia, per dirla proprio in modo molto, 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 molto alla spicciola, no? In Asia i rapporti tra le persone non sono quasi mai, quando sono veri, non sono mai diretti, immediati. Nulla di più estraneo che gli abbracci. Anche se li fanno così ufficialmente qualche volta, però il vero contegno giusto per apprezzare il rapporto con le persone è di cominciare a stare ciascuno al proprio posto, tenersi a debita distanza per potersi avvicinare. Ma se tu non ti tieni a debita distanza, io ti allontano. Mentre invece tendenzialmente nella tradizione occidentale, soprattutto a partire da certe epoche, direi dal 700 in poi, forma in Italia, poi via 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 via, in forma largamente diffusa, sono entrate delle categorie di rapporti che hanno esaltato tantissimo come categoria vincente e per eccellenza la spontaneità, il sentimento e il diretto. Ti dico quel che penso. Boh!
A volte sento quei miei amici che mi dicono, ma quelli ridono sempre, non si capisce mica quel che penso. Certo, è così. Certo. Certo. E in più, il fatto di volere imporre invece il nostro pacco sulle spalle, quella roba là, è vista come forma di soave imperialismo, cioè voler imporre la propria cultura e darla per ovvia. Tendenzialmente invece queste culture dicono stai al tuo posto, dopodiché ci muoviamo. No? Allora, il Papa che viene dall'America Latina è proprio il luogo della massima effusione della comunicazione, senza mediazioni. Io veramente sono curiosissimo a vedere come questo si tradurrà nel rapporto con i paesi asiatici. Però c'è un grosso precedente molto bello. Questo Papa, mi pare di poterlo dire per altre ragioni anche, eccetera, è un Papa che ha una capacità notevolissima di ascolto di altri fuori di sé. Per cui, come è andato adesso, molto bello questo, come è andato adesso in Palestina, accompagnato da un rabbino e da un imam, ma cosa, se le prese insieme, così io credo che troverà qualcuno che gli faccia da mediazione su un registro che non è il suo. E non deve stupire, perché vi ripeto, quando è stato nominato come Papa, il primo pensiero è però non è un asiatico, però non è un africano. E non lo è proprio. Ed è giusto che sia così, che sia se stesso, ma oggi nel rapporto che si ha con il mondo bisogna accettare questa capacità di accettare di non essere tutto, che è il modo migliore per preparare la collaborazione degli altri, accettare di non essere tutto. Ultimissimo episodio, ritorno fino al punto di partenza, una cena col Papa. E mio amico che lavora alla segreteria di Stato non è Bertoni. C'era una cosa da discutere e mi ha detto vediamoci, vabbè d'accordo. Lui è cena in quell'ampia sala dove c'è il refettorio di Santa Marta, che è una strada, mettiamo tre volte questo spazio, con tavolini di varia grandezza a seconda delle persone che vengono giù, se hanno bisogno di parlare con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Insomma, ciascuno va dove ritiene opportuno. Tra l'altro un servizio molto bello, delicato, affettuoso, veramente piacevole andare a cenare. Comunque per essere bene, vieni a cenare così parliamo, d'accordo, va bene, bene. Ah, arrivo giù il Papa. Torino, sì, ciao ciao. Bene, già questo più decimo secondo non l'avrebbe fatto. Vabbè, comunque insomma, a parte questa sciocchezza. E poi però, finito il primo, piatto caldo, eccetera, poi c'è il secondo. E il Papa, insieme a tutti gli altri, fa la sua bella coda nel self-service, eccetera, tanto si parla, eccetera. Ok, non gli costa niente essere normale, meno male. Dai, io ho finito. Sono domande, osservazioni? Prego. Ma io avevo una domanda. E cioè, nuovo questa, ma non dovrebbe essere la centralità della realtà, della predicazione evangelica, quella che si riferisce anche alle radicali, e non voglio dire naturalmente familiare, alle radicali affermazioni di Gesù di Nazareth. Ma difatti lui, ecco, per questo gli dicevo. Ma molto spesso non lo è nelle nostre chiese. Sì. No, lui io quando intendo per normalità, che è una persona per cui il Vangelo non è l'oggetto di una predica, è stato l'oggetto di una vita proprio. Sì, certo. Quindi per lui quando il Vangelo gli viene fuori dalla sua vita proprio, e quando lo cita in genere non lo cita mai per fare una citazione, pensiero, certamente non lo fa mai per fare una citazione, lo fa per indicarti un percorso,
E in questo è molto rigoroso, ed è, ecco, mi sono dimenticato forse di sottolineare, ma non mi hanno detto che questo è tirato giù, scremato da tutte le cose discutibili, è stato una delle cose più belle che la teologia della liberazione tiene la Bibbia in mano, perché è un annuncio di vita, non è un testo di pura esegesi, di portazione, che anche ci vuole, però guai se non diviene un'accettazione di un cammino di vita. E da questo punto di vista io penso che lui l'ha masticato tutta la vita, questa roba qua. E quindi non ha bisogno di... Ma la teologia della liberazione non ha rischiato di essere una politicizzazione della fede cristiana? In parte sì. Questo va riconosciuto e lo riconoscono oggi gli stessi fautori della teologia della liberazione, lo riconoscono. Però sarebbe, questo lo dico per mia esperienza, anche per mia conoscenza, però guai a ridurre queste cose che sono anche capitate al complesso di cose che ha messo in moto le teologie della liberazione in America Latina. Guai a fare, a dire, ah, siccome c'è stato per tal altro, cioè, guai se tu dici la teologia della liberazione, per carità, ma è una cosa grandiosa. La liberazione c'è sempre. Ma anche proprio che cosa ha fatto, cosa è avvenuto sotto quelle cose lì. E gli errori però che tu indicavi ci sono stati. Questi sì, ci sono stati. Io ricordo, non potrei citarvi dei casi, ma non è questo l'argomento. Ci sono stati di questi casi, veramente. Sì. Politicizzazione della legge. No, questo c'è stato anche da parte di qualcuno. Ringrazio. Una parte dei quali, di questi qualcuno, l'ha riconosciuto. Una parte no. Chiuso. Ma ci pareva una serata fatta con calma su questo, avendo anche leggendo anche quel che hanno detto, che hanno scritto, che hanno fatto. Wow! Allora, come va? Domande? Anche osservazioni, qualche così. Bellissima, con un giornalista, tanto per dire, un giornalista dice. Stai parlando della confessione, cioè, ma la confessione è stata, ma guardi, io non sono lei, ma io dei peccati ne faccio, quindi mi confesso. Io non sono lei, il Papa ha detto questo. C'è un giornalista che dice la questione, quello sarebbe la confessione, ma guardi, io non sono lei, ma io ho dei peccati ne faccio, quindi mi confesso. Sì, sì. Ma non mangio invece. Lei se mi provocatori sul fatto della canonizzazione spettacolarizzata dei due papi, fatta dai due papi, veniva da farsi un modo facendo i quattro papi. Cioè, che in questo caso lui si è prestato, secondo me, a un pazzo un po'. Sono due persone, guarda, Ratzinger, io ho avuto modo di conoscerlo quando era ancora in scarpe senza colore, per dirlo. Ratzinger è una persona pulita. No, aspetta. Non hanno secondi figli questi due qua. Proprio come tipi, non hanno secondi figli. Poi possono avere le loro predilezioni, chiamare così, si mette il Camarro, Benedetto XVI, poteva fare anche nel rimetto, francamente, comunque faccio per dire, sono le predilezioni, ma non hanno secondi figli come persone, sono persone pulite. Cioè, possono essere fregati, ma non ti fregano. Ti posso portare una ragione, Questi due papi sono stati amatissimi. Quindi tu hai un bel dire, faccio diciamo due parole, non se ne parli più. Ti invadono Piazza San Pietro. Ma tu, voi siete molto giovani, tu sei molto giovane. No, ma Giovanni Sparzone, ma tu non hai conosciuto Giovanni XX. Mi pare proprio di no. Comunque senti, non ti fai idea della capacità di comunicazione che aveva. Secondo me era più potente di Giovanni Paolo II. Era di una comunicazione, ma nel senso della comunicazione, nel senso di proprio di sentire che entrava proprio
con la semplicità che aveva, era impressionante. Secondo me era più potente di Giovanni Paolo II. Quindi queste persone hanno lasciato una traccia vivissima per la vita delle persone. E precisamente per quelle persone che non compaiono mai in pubblico. Il normale credente. Hanno inciso sul normale credente queste persone qua. E poi c'è tutto l'aspetto là sopra, eccetera. Però questa è una cosa molto importante, molto, molto importante. Quindi, appena... Se l'avessero fatto per Pio IX, non riempivano la piazza San Pietro, capisci? No? Allora, sì. Buonasera. Secondo me, quanto è importante per Papa Francesco che sia ancora vivo? Ah, credevo che si fermasse prima di dire perché no, a parte gli scherzi, ma c'è un mio amico piemontese di Pianezza, dove dice, e quale ogni tanto quando ha qualcosa che gli dice, piglia il telefono senza premesse, comincia a parlare subito in piemontese al telefono, c'è ancora la gente in piazza San Pietro dopo l'elezione del Papa, e sulla telefonia detto custita sin mais al masso. Senza premesse né niente, custita sin mais al masso. Custita sin mais al masso. Cioè, il fatto di... dunque... quanto è importante che sia ancora vivo il suo predecessore? Ma secondo me l'importanza dovrebbe essere misurata sul fatto che come comunità di cattolici è la prima volta che ci misuriamo con un problema del genere. È rilevante, io direi rilevante, perché io provo a dire quattro cose su questa faccenda. È rilevante per il modo con cui il Papa Ratzinger ha dato le dimissioni. Perché Papa Ratzinger, che un po', se la vogliamo mettere così, no? È un po' un Papa che non da tutti era sentito, diciamo così. Non da tutti era sentito. Da qualcuno anzi era identificato con, per dirlo con termini un po' politici che non dovrebbero essere usati, secondo me, all'interno della vita cristiana. Cioè, era un reazionario, no? Un tradizionalista, cioè, poi ciascuno ci caricava sopra le sue batterie. Comunque, per altri era un papa finissimo, leggere le sue quello che diceva era una cosa affascinante, ma affascinante come pensiero. Mentre invece pochi altri, almeno per quello che conosco io, apprezzavano la sua... nonostante i tipi di discorsi alti che faceva, no? La sua fondamentale semplicità e umiltà di persona che traspariva dal suo... Insomma, i giudizi su Benedetto XVI, specialmente tenendo conto che prima era stato prefetto per tanti anni della Congregazione per la Dottrina della Fede, erano perlomeno dei giudizi contrastanti. Si potrebbe dire che non era un papa, tra virgolette, popolare. Mentre invece questo gesto che lui ha compiuto ha giovato in due direzioni. Il primo, per lui personalmente, perché ha dimostrato una semplicità e fermezza che messe insieme sono rare. La semplicità e la fermezza. Cioè una persona contro qua ad un certo punto... mi piacerebbe commentare, se, vedendo qui riprodotta fosse possibile, le facce che facevano i due che erano di fianco lui quando diceva le gesti sono tra di loro, ci vorrebbe Fellini per questo, no? Cioè, per me, perché era un esempio di realismo perplesso, colto di sorpresa, guardavano così increduli, cioè, una persona che ha avuto il coraggio di ha rilanciato quindi l'importanza che non so, una persona, la prima direzione è questa, non so, la seconda direzione è che non ha avuto paura che nessun altro avesse fatto prima questa roba qua. Perché poteva farlo lui che era giudicato tradizionalista. Perché certe cose le possono fare quelli che non sono dubitati, così certe cose che faceva Giovanni Paolo II riguardo
proponiamo ai paesi dell'est, per esempio, poteva fare lui perché veniva di là. Così questo Papa ha fatto una cosa che lui tradizionalista, nessun altro Papa avrebbe mai fatto. Poi un secondo motivo per cui questo, perché l'ha fatto denunciando la propria incapacità a reggere bene il ministero, e poi anche diciamo, l'importanza che questo ministero ha, denunciando che non era in grado di reggere quel ministero, l'ha fatto in un modo serio, per cui io ritengo che questo ministero ha bisogno di qualcuno che faccia bene questo lavoro. Questa è una cosa bellissima, che non svilisce il cosa che tu fai, non si mette a piangere, no, non svilisce, semplicemente dice io non sono in grado di fare questo, e sostanzialmente dice anche cosa bisognerebbe fare, no? Come bisognerebbe fare. E infine, diciamo, dico una parola che forse potrebbe essere interpretata in modo equivoco, ma prendete nel verso giusto, ha riabilitato una delle cose più splendide che la fede, questo un po' in generale, le fedi quando funzionano bene, ma la fede cristiana certamente è quello che si dice a volte in modo spicciolo, venduto così, il primato della coscienza. Cioè che alla fin fine, non solo tu devi rispettare, non devi valicare la coscienza degli altri, ma devi anche tu, in qualche modo, al di là tu hai questa funzione, hai questo compito, più riparare, più patare, però tu hai innanzitutto una coscienza. E questo passa in primo piano, non c'è tu. Una cosa molto, 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 molto bella questa. E poi dopo ci sarebbe da dire molte cose sul modo con cui sono riusciti queste due persone, così diverse uno dall'altro, sono riusciti a dare fino a segni reciproci di convivenza, che non è poco, non è del rispetto, la convivenza. Ciascuno continua a essere eloquente alla sua maniera, nessuno spegne l'altro. È una cosa bella questa, eh? Io dovessi fare un'ipotesi, per scherzosamente lo possiamo fare, no? Io proporrei un modello di santità gemellare. E se qualcuno voleva chiedere qualcosa? Sì. Sì, mi pare che si possa dire che nella Chiesa stanno avvenendo dei movimenti un po' particolari. Mi riferisco, per esempio, tanto per semplificare, a questi giovani che escono dal seminario e sono tornati alla Talare. Questa linea mi pare non troppo nella direzione dello stile Francesco. Cosa c'è dietro? Quello che dici è una cosa molto impegnativa, anche perché è piena di incognite. Perché uno avrebbe voglia di scaricare subito dei giudizi. In realtà lì dentro ci sta un'incognita. Io la dico così, che non spiega, ma dice la portata della cosa. Dico che c'è una parte della comunità ecclesiale nostra che non si sente in casa sua in questa chiesa. E quindi si tira dietro una posizione, chiamiamola così, garantista, cioè di come era la Chiesa, con qualche piccola variante dentro che lascia ancora forse più attenti, che poi vi dico. Dico paradossalmente che quando c'era ancora Papa XVI, questi personaggi prendevano lui come modello. Nel senso che dicevo prima, che veniva visto come un fautore della tradizione, già da come andava vestito, eccetera. Adesso che non c'è più il Papa dalla loro parte, questi sono problemi delicati, perché guardate che ci sono alcuni movimenti all'interno della Chiesa, mica solo questi che mettono la talare, ma come impostazione mentale, per diciamo, potenziare la loro scelta, scavalcano tutto, si attaccano direttamente al Papa, scavalcano il Vescovo, scavalcano la Chiesa locale, il parrocchio, e si attaccano direttamente al Papa. Quindi hanno una linea diretta con il Papa che dà loro identità a prescindere dalle strutture intermedie. Le scavalcano. Ma questi sono nei seri guai quando arriva un Papa che non è secondo le loro idee.
sono nei seri guai. Io dovrei sentirlo con una frase latina, ve la dico in latino così stasera, così tiriamo su un po' il livello. Allora, una frase che dicevano alcuni filosofi del Medioevo, pensa tu, però sentite la potenza di questa frase, no? Argumentum ex auctoritate infirmissimum est. Gli argomenti che si tirano fuori dal principio di autorità sono i più deboli. Attaccarsi con un'autorità, non sai cosa ti capita quando cambia l'autorità. Se tu sei attaccato all'autorità rimani schiantato e possono nascere delle reazioni. Ecco l'incognita, cosa può venire fuori? Perché dietro questo ci sta un sentirsi fuori casa, e in questo caso fuori Papa. Cosa possa venire? Certo, invece l'aspetto pungente della questione è poi ancora un altro, perché qualcuno di questi sostiene che è la Chiesa come adesso che deve essere riformata. Cioè hanno un atteggiamento missionario di conversione della Chiesa e tirarla nella sua posizione, no? Nella posizione loro. Ma io direi che l'aspetto più doloroso è che questi si sentono in una posizione di guida e comando dei laici. E questa cosa è la cosa meno bella. Si sentono assai meno cristiani assieme agli altri di quanto non si sentono dei cristiani che comandano gli altri. E comandano per cose futili: cerimonie, vestiti, pratiche, ma niente di sostanzioso. Forse che fanno delle scelte di vita straordinariamente impegnative, dicevo, vabbè, tengono pure questo, ma a volte alcuni di loro hanno proprio soltanto tolti dalla sacrestia, c'è poco, Di sotto però in mezzo ci sono delle persone invece che ritengono in questa fase della loro vita che questa è la loro identità, si muovono in un mondo abbastanza confuso, hanno una, chiamiamola così, una disarmante semplicità da questo punto di vista. Peccato che l'attacco dispiace a vestiti, cerimonie, colletti. Mi ricordo una volta che era una circostanza piuttosto impegnativa, disse, ma insomma voi dice andate, non ci sono segni esteriori, eccetera, eccetera. Un Papa, precisamente Papa Celestino I, all'inizio del IV secolo, rimproverava aspramente i preti e i vescovi della Gallia perché usavano a celebrare la messa con vestito diverso da quello di tutti i giorni. E se volessimo essere ancora più rigidi da questo punto di vista, ma in senso pungente anche qui, immaginate nelle nostre, anche nelle nostre pure che sono scalcinate chiese, nelle nostre periferie, immaginate che dovesse entrare, perché poi nella messa si dice che c'è, entrare Gesù Cristo. Domanda, cosa ci metteremmo o cosa ci toglieremmo? Chiaro? Stop. Là, amici, ci salutiamo. Riuscirà Papa Francesco a fare qualche innovazione nel suo papato? Ma lasciamo come interrogativo, perché veramente un interrogativo costa. Io penso di sì. Dovessi dirla in termini proprio un po' così tascabili, direi che dovesse venire un papa dopo di lui, ci troverebbe nei guai se volesse far diverso. Perché ha instaurato alcuni canoni di normalità che sono potentissimi. Sono potentissimi. E il fatto che tu possa sentirlo a tavola come te. E che il Vangelo ti dice di far diverso? Mi date l'idea? Cioè, sì. No? Però è tutto qualche innovazione su determinate cose, basilari, vedi i separati, vedi... Attenzione, che qui c'è una serie di 5-6 cose che noi tiriamo sempre in ballo quando vogliamo capire se cambia le cose veramente. Allora, i divorziati, le coppie tal dei tali, il celibato dei preti, guardate da altre culture fuori dall'Europa,
dicono, ma questi hanno solo queste cose per la testa quando penso alla riforma della Chiesa. No. Ma guardi, made in United States, poi da questo punto di vista siamo ancora peggio, perché quelli proprio ce l'hanno adesso con il... ma l'unità di genere, ma dove vivono questi qui rispetto al mondo? Cos'è questo imporre come... ecco questo, imporre, non che ci siano queste cose, ma imporre come priorità per capire l'efficacia di un ministero, di un papà. Ma dove vivono questi qua? Su questo dobbiamo fare attenzione, molta attenzione, perché è una forma di violenza che si fa di una cultura. Dire le sue priorità sono quelle cose che contano, è vero, se gli altri muoiono di fame, che si faccia il barbe per età, per cosa conta, l'importante è che sia... Io direi che siamo seri. No? Vi ho dato l'idea? Sì, sì. Bye bye!